Bentornati, nuovo appuntamento di SOS Arezzo TV in compagnia di Fausto Brogi. Sì, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Ben trovato. Allora, dobbiamo dire che è la settimana, insomma, è stata la settimana della manifestazione alla Terina delle vittime del salvabanche, insomma, di tutte le persone che sono state, che hanno perso, insomma, diversi soldi, chi più chi meno, nella vicenda della vecchia Banca Etruria. Ma non è tanto che vogliamo adesso riaprire per come è andata, anche perché, insomma, stanno uscendo saggi, inchieste che stanno facendo emergere, insomma, quanto c'era dietro, poi quello, la punta dell'iceberg che è venuta fuori. Ma vogliamo parlare un po' del che quello che ha colpito. Tu, Fausto, tra l'altro eri presente. Sì, ero presente, sì. Eravamo presenti noi e ci sono, insomma, le immagini che lo documentano, ma anche quella di, insomma, di, abbiamo, ci sono dei video, insomma, anche delle testate nazionali che lo documentano, cioè questa presenza delle forze dell'ordine veramente in modo ingente, anche considerando il rapporto anche ai risparmiatori traditi, presenti. Sì, ecco, sì. Tu che eri lì, che sensazione hai provato? No, francamente è una sensazione strana. Già appena arrivavi a Ponticino e svoltavi lì verso la Terina, all'altezza dell'hotel di Pup, c'erano dei carabinieri molto gentili, molto educati, persone stupende, che già da lì la strada era ostruita. La cosa che mi ha colpito di più, sinceramente, è stato il massiccio dispiegamento di forze, tutto in un raggio di 500 metri intorno a Casa Boschi, compreso tutta la zona industriale. Erano precluse l'accesso di tutte le viuzze e stradine, compreso dei campi. Quello che non capisco è la disparità di questo dispiego di forze, perché, diciamo, alla fine sono arrivati in prevalenza pensionati, cinquantenni, insomma, non c'erano pericolosi, terroristi. No, né terroristi né hooligans, gente per bene, gente che ha ammesso in piazza di vergognarsi ad andare in giro per l'Italia con la maglietta, col cappellino, con la bandierina a protestare, perché purtroppo però sono stati, gli è stato precluso il futuro, gli sono stati tolti i risparmi di una vita, che a chi servivano per la figlia disoccupata che nel frattempo ha partorito due gemelli, situazioni incresciosissime familiari dove persone si sono separate, perché parliamoci chiaro, quando all'interno di una famiglia circolano i soldi, poi bisogna essere sinceri, anche i soldi sono il collante dell'amore, il collante della famiglia, del quieto vivere, quindi anche situazioni incresciosissime. Quindi, ripeto, niente da dire con le forze dell'ordine, perché sono state correttissime, rispettosissime, però era un dispiegamento veramente abnorme, era il rapporto un protestante e un poliziotto. Insomma, quindi, insomma, è incredibile. No, tra l'altro, alla luce del fatto che c'era stato un grido d'allarme, noi avevamo intervistato il segretario provinciale del SAP qualche settimana fa, che ci raccontava poi cosa succede quando non ci sono manifestazioni, sono nell'ordinario, dove intere vallate di notte sono completamente scoperte. Perfetto. Cioè, questo che stride qui. Sì, sì, no, ma qui guarda, mi colpisci in un nervo scoperto, insomma. Per fortuna, perché devo dire per fortuna, ho subito tre furti, ma in un capanno agricolo, quindi non è che ho subito tre furti a casa. Però, insomma, tre furti in 40 giorni ti segnano la tranquillità, insomma, ti segnano anche il quieto dormire durante la notte, perché ti svegli di soprassalto, pensi al tuo gatto che qualcuno ha avuto la fantastica idea di fiammeggiarlo con il lanciafiamme, non si sa il motivo, insomma, capito? Quindi, al di là di questo, poi vai a fare le denunce da cittadino italiano nel rispettoso delle leggi, sperando che qualcuno faccia qualcosa, e poi vedi francamente che le forze dell'ordine non hanno mezzi, non hanno le pattuglie la notte e quindi hanno difficoltà a sorvegliare. Ecco, è questo che soprattutto fa male, insomma, una città sguarnita, abbandonata ai ladri, ora non dico sempre, ma insomma molto spesso, e poi vedere questo massiccio dispiegamento di forze a tutela, cioè in difesa di un ministro della sua quiete, che è un suo sacrosanto diritto, però insomma questi cittadini erano... Senti, ti chiedo l'ultima cosa, l'Associazione Vittime del Salvabanche nel presentare la manifestazione qualche giorno prima in un comunicato metteva in relazione il cambio che è stato quasi, diciamo, avvenuto nello stesso momento, o quantomeno, insomma, sì, più o meno nello stesso momento, il cambio del questore, del prefetto, anche del vertice della
dell'arma dei carabinieri per quanto riguarda la provincia di Arezzo, e l'ha messo in relazione col fatto perché avrebbero, diciamo, autorizzato eccessivamente le manifestazioni di protesta. Ecco, considerando poi questo dispiego di forze dell'ordine che non c'era l'anno scorso. Sì, esatto, sì, a febbraio. Sì. Ora io non ero presente, ho visto i filmati, ma non c'era. Ecco, sembra, secondo te, c'è una relazione? Io non sono in grado di giudicare. Certo che, come diceva quel politico, sempre quello. È sempre lui, insomma. A pensare male, insomma, a volte uno ci indovina. Come, ecco, c'è stato... domenica, anche lì, quelli che pensavano male, forse in questo caso hanno pensato veramente male, ma anche il parroco, insomma, è stato o è andato, e lo capisco, perché probabilmente è andato di sua spontanea volontà a dire messa nelle campagne di Laterina, perché probabilmente dover benedire per la seconda volta i manifestanti forse era imbarazzante, quindi avrebbe provocato ulteriori polemiche. E il vice parroco, capisco l'imbarazzo, capisco, insomma, le sue difficoltà, ma non se l'è sentita di benedirli per la seconda volta, insomma. Bene, e allora dal vice Marconi, il vice parroco. No, basta con questo vice. Un hai saluto detto il vice parroco, mi ha fatto ecco, un saluto a Beppe Marconi, che chissà dov'è. Vabbè. Bene, grazie Fausto, ci rivediamo grazie presto. A voi. Buona serata.